Ciao. Ciao. Come state? Rieccoci qua alla quarta lezione di VGC. Quarta, anche se nella grafica c'era scritto 3, ma questo perché sono accorto troppo tardi, ma vabbè. A parte questo, sì, io tutto bene, grazie. Oggi analizzeremo, come ho già detto sul gruppo, la nuova season. Non vorrò starci molto a parlare, visto che comunque già altri esperti, ossia Francesco Pardini e Matteo Agostini, se non li conoscete, ma penso di sì, ne hanno già parlato molto nel dettaglio, quindi diciamo che do un po' un'infarinatura. Tanto che se apro Showdown. Allora, io ho tre team pronti qua, che proveremo dopo, perché prima ci concentreremo a parlare quali sono i Pokémon che potranno avere spazio in questo futuro metagame, e quindi li vedremo dopo. Intanto adesso ci concentriamo più sui Pokémon nel dettaglio, cioè singolarmente. Per caso volete analizzare uno per prima? Un Pokémon che vi interessa analizzare per primo? Se no comincio io, scelgo io. Ah, tra l'altro, l'audio è tutto a posto. Ok, io scivo. Va bene, sì, visto che comunque erano. Va bene. Allora, innanzitutto mettiamo qua VGC20. L'audio ottimo, ok, perfetto. Così non devo sistemarlo. Allora, Urshifu. Qua. Metto intanto quello lotta. Quello acqua. Allora, direi di partire con quello acqua, visto che in VGC sarà quello più utilizzato rispetto alla sua forma single corpo, questo perché essendo buio lotta è debole per 4 al tipo fairy, invece in quello multicolpo è lotta acqua, quindi non è debole per 4 ai fairy e ha una combinazione di tipi abbastanza, come dire, originale. Infatti, a parte Keldeo, penso non ce l'abbia nessun altro, quindi poi è anche ottima come typing, e poi anche non solo per questo, ma anche per la mossa, visto che Wicked Blow, che è la mossa peculiare di quella buio, è una mossa da 80, ma che si sì, fa sempre crit, ma che essendo appunto una mossa che fa solo uno, cioè è un singolo attacco, può essere diciamo raggirata da una slash avversaria. Invece quella come si chiama? Surging Strikes, invece è una mossa più di colpo, infatti fa 3 hit, che fanno tutte crit. E quindi nel caso di un'eventuale sesh avversaria può essere diciamo evitato, quindi non viene ignorata, e quindi lo può mandare tranquillamente KO anche con 3 crit. Non so come riuscire a farmi un danno dei crit. Sì, quello sì, infatti essendo un crit è 1,5 per di danno normale. Quindi sarebbe 1,5 per di rispetto a 25. Quindi in totale
1,5 per 25 sono 37,5, quindi 38 per 3 volte sono arriva a 115-114. Invece quella single corpo arriva a 120. Sì, esatto. Sì. E quindi comunque si preferisce la versione che va, la versione acqua. Anche se fa leggermente meno male, ma comunque non è di tantissima la differenza. Sono solo di 6 punti base, quindi nulla di che comunque. Poi vabbè, i moveset sono leggermente diversi. Ad esempio, quella single corpo impara Crunch, Darkness Lariat, Alte Mosse Buio. Adesso non so esattamente quali sono le differenze sostanziali, però tipo Lash Out, se non sbaglio, non la impara Urshifu Acqua. Ad esempio, quella acqua impara Aquajet, a differenza di quella Dark. Che fa 2/3 in Knuckle. In che senso fa 2/3? Comunque, no, appunto, non l'impara Lash Out. Impara più, ad esempio, impara Liquidation, a differenza di quella Dark. Aspetta, c'ho il mouse. Vabbè, Surging Strikes, giustamente. Questa sarebbe, non mi ricordo, Brin, ma comunque, essendo che su Urshifu è un Pokémon attaccante fisico, è inutile andare a sfruttare le mosse speciali per questo Pokémon, visto che ce l'ha molto bassa, solo 63, invece di attacco ce n'ha 130. E 97 speed, 100 HP, 100 difesa. Nonostante la buona velocità e un ottimo attacco, ha degli ottimi HP, infatti 100, che sono veramente tanti, e anche 100 in difesa, il che lo rende anche un Pokémon molto bulky riguardo alla difesa fisica, però bisogna stare attenti agli attacchi speciali, perché ha solo 60 in special defense, quindi anche un Air Slash di un Togekiss, anche senza crit, ci fa un male cane. Ah, fa 2 o 3 Nacco. Ah, ok. Onesti. Beh, sì, anche la CB, anche la Choice Band può essere carina dalla Urshifu, ma dobbiamo ricordarci che se noi diamo la Choice Band a Urshifu, poi da Dynamax lo strumento svanisce intemporaneamente, quindi il boost della Choice Band sparisce. Quindi al massimo, se vogliamo sfruttare di più il suo potenziale offensivo, gli darei la Life Orb, più che altro, se vogliamo andare a Dynamaxare. Ah, tu intendi, cioè, di Gigamaxarlo prima, fare dei Knuckle, degli Ersin e poi... Sì, però insomma, sì, non è male come idea. Cioè, non è sbagliata la CB, questo sì, ragazzi. Ciao Zalter. Vediamo poi. Analizziamo un attimo che altre mosse impara. Ad esempio, sì, Airstream per l'aero assalto, che impara sia l'Urshifu Pluricolpo, non so come si chiama in italiano, oppure la impara anche la versione single corpo, è una mossa che condividono entrambi. Cobazia e anche Cobazia, se non sbaglio,
Sì, anche Croazia. Allora, io direi che quella single call possiamo anche ignorarla, visto che non si andrà a utilizzare molto. Poi magari adesso bisogna vedere, il meta è ancora fresco e non sappiamo bene quali Pokémon andranno ad essere giocati così tanto. Anche se già alcune core si stanno facendo notare molto, ma le vedremo dopo. Quella single core, allora. Abbiamo già detto che o si può giocare CB, anche se non mi fa impazzire particolarmente, quindi sicuramente con la mossa peculiare, Close Combat, se si vuole andare proprio a menare molto, o se preferite magari recuperarvi gli HP Drain Punch, che la impara, anche se dandogli la CB. Opterei di più per la close combat, onestamente, ma poi sta a voi scegliere, dipende anche dal team. Sicuramente gli darei la Airstream, perché no? Da Gigamax, scusate, gli darei la Aria Assalto. Sì, è vero, la single corpo contro gli Psy Spam potrebbe fare qualcosa, ma in realtà ti dirò, secondo me no, perché ricordati che Alakazam impara anche Dazzling Gleam e quindi la cosa non cambia, cioè Dazzling Gleam lo butta giù e fine. Anzi, secondo me è anche peggio contro le mosse psico, contro gli Psy Spam. Opinioni a freddo sulla Season 5. Allora, io non. Diciamo che sto guardando un po' qualcosina. Non saprei, cioè, a me piace per adesso. Cioè, mi sta un po' incuriosendo, devo dire. Però vedo che è molto. È molto, molto cattiva questa season, cioè si sparano veramente dei colpi della Madonna. Ironicamente Urshifu è forte, ma non è il meta per lui. Infatti, questo però lo volevo dire alla fine. Adesso ci arriviamo. Io gli darei. Ironhead. Sì, un attimo. Allora, Everless, se da Gigamax vogliamo prenderci boost in speed, quindi gliela darei anche molto volentieri, altrimenti poi dipende anche a seconda del vostro team, magari avete già altri Pokémon che volete Dynamaxare a differenza di questo, quindi potete anche non dargliela. Però nel caso, vabbè, nel caso gliela lasciamo. Poi sì, come avevi detto te Simone, impara Ironhead. Che oltre a far bene al Fairy, considerando anche la CB e il 130 in attacco, che male fa, da Dynamax ci può dare quel boost in difesa che può dare veramente fastidio agli avversari se rimangono con Pokémon solo attaccanti fisici. E quindi sicuramente anche questa è una mossa che gliela darei molto volentieri. Liquidation non gliela darei visto che abbiamo già Surging Strike che fa anche più male. Oppure volendo anche Poison Jab, però preferirei di più Iron Head proprio per il boost in difesa. Invece, essendo Poison Jab veleno, ricordiamoci che da Dynamax poi riceviamo un boost in Special Attack che a noi sicuramente non fa comodo, ma magari a un compagno sì. Però la vedo un po' troppo forzata questa mossa. Impara Rock Slide che insomma non ce la vedo molto bene. Ok, la speed che sicuramente è comoda,
perché così magari possiamo tentare dei flinch e recuperare magari una partita un po' persa, però non è una mossa che gli darei a Urshifu. Vediamo qua. U-turn è una mossa che magari ha un Pokémon con CB, ossia Choice Band, gliela darei anche volentieri. Quindi anche U-turn è una mossa che potrebbe far comodo anche per posizionarci meglio con un altro Pokémon. Vediamo. No, boh, vabbè, impara forse se vogliamo prenderci il boost in special defense, però insomma, non gliela darei onestamente, non sono team fosse. E vabbè, questo 7 CP. E poi vabbè, per le apps, per quanto riguarda le apps, un attimo, questo era il set che avevo pensato, poi ho buttato quello prima della lotta di me. Secondo me in questo team ci andrebbero i Nidili perché sennò vai il Rillaboom. Sì, sì, sicuramente con i Nidili può far bene rispetto a Rillaboom, però ti devo dire che avevo provato a giocarlo con Rillaboom e neanche così era tanto male. E comunque stavo dicendo che per quanto riguarda le diciamo che quella che più si sta vedendo in questi giorni sicuramente Jolly 252 attacco e 252 speed, quindi classica speed, classico set da sweeper, se così possiamo dire. E sì, questa molto molto classica, meno che non vogliamo leggere particolarmente alcune mosse per quanto riguarda la difesa, ma sì, io lascerei comunque questo set univoco. Poi invece se non vogliamo giocarlo con la Choice Band perché ci sembra magari troppo rischiosa o abbastanza inutile da Gigamax, Wimsy in Paradiso, dovrei verificarci, ma no, non credo. Non credo, no, 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 assolutamente no. Cioè, se vuoi controllo, ma non credo, perché sarebbe diventato abbastanza meta. No, infatti, no. No, non lo imparo. Stavo dicendo che non vogliamo darcela Choice Band a Urshifu, gli possiamo dare tranquillamente una Orb che può essere valida anche questa, anzi, preferisco a una CB. Se vogliamo un Urshifu un po' più bulky, possiamo dargli anche la Assault Vest. Ah, giusto. Se lo giochiamo con la Orb, possiamo anche dargli una Protect, magari al posto di Ionade o di Airstream, o della Airstream, anche se non c'è più all'Ionade che all'Airstream in questo caso. Così, abbastanza classico. Poi se invece lo vogliamo giocare un po' più bulky, possiamo dargli la Salt Vest. Che contro i raid team qualcosa può fare, anche se vediamo Ironhead. Anche se c'è da dire che Kindra di una, insomma, non è che brilli particolarmente contro i raid team. Però sicuramente sotto Rain può fare qualcosa. Sì, no, ma infatti dicevo, diciamo che è abbastanza comunque situazionale. Cioè, non è sbagliata dargliela, perché comunque fa male ai fairy, visto che ha la stessa base power di Ionade. Però essendo che non ti boosta te, ma boosta di più al compagno speciale, cioè, poi bisogna anche vedere se avremo effettivamente un compagno speciale. Ad esempio, con un Indeedee, magari un Indeedee abbastanza, un Indeedee femmina, intendo, un Indeedee
abbastanza offensivo, magari, però non lo so. Io preferirei di più un Ironhead perché almeno così bulky sia te, cioè ti boosti sia te in difesa, ma più che altro boosti in difesa il tuo compagno che magari non ha tutta questa grande difesa, ma con un boost in difesa diventa più bulky e difficile da tirare giù. Non lo so, poi dipende anche dal tuo stile di gioco. Se lo vuoi giocare più offensivo, se è un team molto offensivo, della Poison Gem magari, ma. Expanding Force e la Specs. Sta girando anche quello. Non è male. Non è male. Anche perché Expanding Force, lo vedremo, è una mossa veramente, cioè, assurda. Non riesco a capire perché esista, ma vabbè. E giusto per finire con Urshifu, per quanto all'inizio ci sembrava un Pokémon così broken, cioè veramente una mossa che ti fa crittare sempre. Ah sì, giusto, è l'abilità che non l'ho analizzata, che tra l'altro è una mossa veramente forte, sia che tutte le mosse da contatto che fa questo Pokémon rompono le protect avversarie. E capite bene che questa è un'abilità abbastanza rotta. Il problema è che di per sé il Pokémon non sta apparendo così tanto, o comunque non sta facendo tutti questi risultati che ci aspettavamo, perché innanzitutto perché è un Pokémon lotta, ed essendo lotta è abbastanza debole ai ferri, quindi non solo a Togekiss, ma adesso non mi viene in mente. Vabbè. Sì, Togekiss. Ma anche per la bassa Special Defense, che sicuramente lo va a penalizzare molto da questo punto di vista. E poi il meta che sta girando adesso lo rende abbastanza difficile da giocare. Infatti, vorrei un attimo analizzare una core che sta girando, che fa veramente male ad Urshifu e a molti altri Pokémon lotta e veleno, che è appunto lo Psyspam. Indeedee, che è questa core qua, che si può fare sia con Indeedee femmina, che diciamo è quella più solida, oppure se vogliamo essere più cattivi, lo possiamo giocare con l'Indeedee maschio. Pensi, se riesci a scambiare l'abilità per poi darlo ad un altro da fastidio, sai che Urshifu muore sto turno. Sì, il problema è attuarla quella strategia lì. Il problema è attuarla quella strategia lì, perché come, cioè, allora non tutti imparano Skill Swap, quindi bisognerebbe vedere innanzitutto chi la impara e a chi farebbe bene avere questa abilità. Perché se sono Pokémon speciali sicuramente non fa bene, cioè non se ne fregano. Vabbè, qua appare Giracermi tu che non fanno nulla. Tipo, ecco, ha un Dusclops. Non gli servirebbe a nulla. Una Lakazam anche, a meno che non lo vogliamo giocare fisico, ma solo 50 di attacco. Blissey, oddio, Exeggutor, Alola magari, ma cioè, innanzitutto Exeggutor, Alola è da giocare sicuramente sotto Trick Room, e Urshifu invece no, cioè Urshifu è un Pokémon che sotto Trick Room fa veramente schifo secondo me. Eh sì, ma il problema è che Rayperry non impara Skiswap. Grazie Descolors, grazie, grazie per il ride, grazie, grazie. No, 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 vi prego, non mi distruggete, no, abbiate pietà di me.
Grazie a Tasso. Sì, ma capisci bene, Simo, che... Quanti follower? Un attimo, che non vedo. Oddio, allora, grazie a Galvano29, Ollo, grazie a Nix, grazie a Carve, grazie a Jolteon, grazie a tutti comunque che ci stanno followando, grazie veramente a tutti. Ciao, ciao, grazie. Esatto, no, mind blown. Grazie Black Master. Allora, si mostra, cioè, capisci bene che dovresti fare Skizwap e continuano i follow. Grazie a Draken. Non riesco a parlare, oddio. Allora, Simo, se ci riusciamo. Capisci bene che dovresti fare Skizwap prima di Urshifu. E poi dovresti farlo un'altra volta a Hyperio. Il che, cioè... No, è troppo, troppo complicato da fare. Oh, magari poi diventa New Meta, però, cioè, diventa troppo difficile da fare come strategia. Però, boh. Allora, Psyspam, abbiamo una core che consiste semplicemente in Alakazam e Ndidi, poi vedremo anche con Ndidi maschi, ma io preferisco questa che è molto più solida con Ndidi femmina, e non è nulla di così complesso, semplicemente andiamo a giocare Alakazam con Life Orb, oppure con la Sash, in modo da reggere almeno un colpo, poi vabbè, scegliamo noi che strumento dargli. E ho visto anche con la Specs, ma no, cioè, no, non mi piace molto con la Specs, onestamente, però boh, se volete. E la tecnica e la strategia consiste nell'appunto settare il campo psico con Ndidi. E puoi spammare tranquillamente, fra virgolette, tranquillamente, Expanding Force, che è questa nuova mossa che è stata introdotta con i DLC, e magari anche con l'aiuto di Helping Hand, che impara quindi. E grazie Descolos per il ride, ovviamente, gentilissimi. Allora, Expanding Force è una mossa che di base ha 80 di potenza base, ma che se è sotto il campo psico fa danno a entrambi gli avversari e la potenza della mossa raddoppia di 1,5. Quindi è una mossa che non solo riceve un boost di 1,5 grazie al Psychic Terrain, ma che riceve anche un boost ulteriore per l'effetto della mossa. Cioè, non so voi, però questa secondo me è una mossa abbastanza rotta. Poi, boh, ognuno può dire quello che gli fa. Sicuramente, questa è la strategia, consiste semplicemente di spammare Expanding Force, che fa veramente male. Fa così ma tanto male che può far male anche ai tipi bui. No, ok, si scherza. Altre mosse possiamo dargli ad Alakazam, sicuramente gli darei Dazzling Gleam. Cosa ho scritto? Oddio. Dazzling Gleam, che è l'unica mossa di tipo Fairy che secondo me impara. Sì, perché Moonblast non la impara. Sì, è l'unica mossa Fairy che impara. Gli darei più che altro perché fa veramente male contro i tipi buio, quindi che tra l'altro sono gli unici Pokémon che possono dar fastidio a questa strategia. Boost anche da Helping Hand e Stab. Sì, no, ma infatti c'è, è fortissimo. E nel caso Specs oppure Life Orb, ricordiamoci. E sì, gli darei Dazzling sicuramente per counterare meglio i Pokémon buio. E sì, questa.
Poi un'altra mossa che gli potrei dare, allora, se lo vogliamo giocare non specs, quindi life orb o sash, io adesso gli do la life orb, gli darei sicuramente protect. Ma visti questo colpisce anche gli altri? Secondo me sì, eh. Mist Explosion. Non so se c'è scritto su Showdown. Secondo me non ita gli alleati, però se ha lo stesso effetto di esplosione, no. No, non c'è scritto. Però potrebbe. Però non lo so in realtà. Dovrei andare a controllare. Comunque, gli dai sicuramente protezione. Salvo specs alla Kazam. E poi come quarta mossa gli possiamo dare o un Energy Ball, che può essere carina. Non tanto da Dynamax, perché se facciamo la mossa Dynamax di tipo erba, andremo a cambiare il campo. E quindi addio strategia, fra virgolette. Oppure possiamo dargli anche un Focus Blast, che potrebbe essere carina, e potremmo boostare l'attacco di un nostro compagno. Oppure Shadow Ball, magari, che può dar fastidio a Dragapult, adesso mi viene in mente. Però il problema è che abbiamo già Dazzling che può far bene contro i Dragapult, quindi Shadow mi sembra un po' forzata. Si blocca davanti in Diddymazzle. Dici? In Diddy femmina comunque intendo. Secondo me no. Secondo me mi fa male lo stesso, poi dipende. Ma in generale comunque, cioè, essendo questa strategia basata molto su spammare Expanding Force, non è che sia una strategia così forte, cioè può essere counterata in diversi modi. Sì, ma Expanding Force sotto campo psico hita entrambi. Quindi Follow Me non gli serve a nulla. Ah, poi vabbè, sì. Ok, non scettiamo mai Mazzdale da Dynamax, però comunque adesso non so quanto male gli faccia, onestamente. Poi dipende anche dalle sprite di Mazzdale. Poi se Assault Vest Mazzdale, però boh, secondo me comunque qualcosa gli fa. E comunque sì, possiamo dargli un Shadow Ball, però insomma, Try Attack anche quella non è male come mossa, perché dopo la Dyna normale va a calare di 1 la speed degli avversari, quindi nel caso anche questa potrebbe essere una buona mossa. Poi tra l'altro Try Attack al 20% di paralizzare, burnare o frizzare l'avversario. Lo so, ma se voleva nittare e fare di più a Mazze, nittandolo, nittando i diti. Ma se colpisce entrambi, cioè non cambia nulla. Non capisco. Altre mosse carine che puoi imparare Alakazam. Beh, vabbè, variante di Try Attack può essere Hyper, ma non gliela darei. No, basta. Impara anche Disable ed Anchor.
Anchor che può essere carina contro magari dei Dusclops che si bloccano magari su una Trickroom o sui Whimsicott che magari si bloccano su una Tailwind. E Disable che può essere carina su dei Pokémon che magari ci danno fastidio. Ah sì. Ah, questo non lo sapevo. Beh, allora in quel caso ok. Ok, allora in quel caso ok, ci sta, ci sta. Beh, vabbè, però tipo di un... No, ok, vabbè, ci sta. Comunque sì, un redirect. Oddio, cosa ho fatto? Ok. In quel caso ok, comunque sì, un redirect potrebbe farci comodo. Tipo in Didi. Adesso che ci penso però, Shadow Ball non è stupida come mossa. Anche perché potrebbe far comodo se ci troviamo contro un altro Psy Spam. In quel caso saremmo in vantaggio noi. Nel caso l'Alakazam avversario non abbia un. Non abbia Shadow Ball. Però poi Shadow Ball, nel caso l'avversario facesse Follow Me, dopo Shadow Ball non andrebbe. Beh, vabbè, è comunque un'opzione. Vabbè, sì, quello sì. Mazzatail dopo 3 Quake, ovviamente è OP. Il problema è all'inizio, comunque. In Didi femmina invece come la andremo a giocare in questa core? Allora, o con la Sash, nel caso non vogliamo darla della Kazam, o con la Safety Goggles, ma nel caso magari di uno Sleep Powder o di una Spora, ma diciamo che non vedendo così tanta Mungus. Non gliela darei e poi soprattutto non gliela darei perché dubito che una Mungus si fermi davanti a questa core visto che verrebbe one shottato miseramente. Quindi sì, potrebbe essere uno strumento valido, magari se non li diamo di Alakazam in Didi, però preferirei magari una Sash. Oppure, cosa potremmo dargli? Psychic Seed, che se siamo sotto campo psico ci busta di uno la Special Defense, che questa può essere una buona scelta. Poi tra l'altro prendiamo meno danno da Knock Off. E tra le mosse sicuramente che gli andremo a dare è... Follow me, senz'altro. Poi io gli darei il Ping Hand. Se volete potete dargli Protect, magari per delle Predict. Oppure, se non vi piace molto la Protect su Indeedee, gli date Expanding Force e Mystical Fire. Comunque una mossa offensiva gliela darei, in questo caso Expanding Force. Poi se non volete un Indeedee così troppo offensivo potete togliere Mystical Fire o Expanding Force, anche se toglierei più che altro Mystical Fire, e gli date Protect. Poi sta a voi scegliere. Io lo preferisco con Expanding Force e Mystical Fire, perché lo preferisco un po' più offensivo questo Indeedee. Anche perché doppio Expanding Force fa ovviamente male. Anche senza Helping Hand. Le spread di Indeedee. Ah, giusto, beh, di Alakazam. Penso non ci sia da dire. Cioè, semplicemente Timid. E 252 Special Attack. Se siete un po' più.
pazzi, se così volete dire, se così possiamo dire, lo fate mode se basta. Se con 172, vediamo. Whimsicott, no, cosa ho scritto? Whimsicott, no, Whimsicott vedete. Però, vediamo, Cinderace a quanto arriva. 119, se lo andiamo a fare modest, dopo saremo sicuramente più lenti di Cinderace e quindi bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti se lo volete fare modest. Invece se lo fate in team state tranquilli che siete più veloci di Cinderace e di tutti i Pokémon che sono più lenti di Cinderace. Poi, se invece non vi piace molto Indeedee femmina e volete essere, diciamo, più cattivi dal punto di vista offensivo, potete giocare la variante maschile con Specs, in questo caso, oppure anche qui Life Orb, oppure Quakeseed non gliela darei, vediamo un po' le stats, perché so che le stats cambiano. Infatti, Indeedee femmina ha solo 95 di special attack, invece di maschio ha già un 105, che non è poco, soprattutto sotto campo psico. Poi ha anche 95 di speed, che è buono. 60 HP e non 70, 55 difesa in DDF a 65 e perde anche dalla difesa speciale. Sì, comunque tutti i boost li riceve sia in speed che in special attack. Allora, dipende, perché Indeedee maschio, a differenza di Indeedee femmina, impara anche Trachycon. Quindi nel caso nel team abbiamo, se avessimo nel... Oddio. Se nel team abbiamo Pokémon da Trachycon, adesso ne sparo alcuni, Magneson, Mazde, per l'appunto, come hai detto te, Simone, gli possiamo dare una Trico che può far comodo. C'è da dire che non possiamo dargli Follow Me perché non la impara in Indeedee maschio, ma solo in Indeedee femmina. E quindi, se lo vogliamo un po' più, tra virgolette, supporto, ma che sia comunque offensivo, gli possiamo anche dare lo Psychic Seed. Puoi dargli la Life Orb, sì, la Life Orb, quindi con Trico, poi Expanding Force, Mystical Fire, come terza mossa o Protect, sempre, Dazzling Leaf, se non abbiamo risposta ai tipi buio o ad alcuni draghi, quindi Dragapult. Oppure, poi niente, no, va bene così. Sì, o Energy Ball, vabbè, anche quella è sempre carina da dare. Se invece lo vogliamo giocare Specs, quindi proprio al massimo dell'offensivo, gli diamo la Specs, non gli diamo la Trico, gli darei Dazzling Gleam. Se volete Hyper Voice, se me lo prende, che oltre a fare un buon danno, si chiama non da Dynamax, può essere utile per calare le speed avversarie. Quindi anche Hyper Voice può essere un'opzione. Poi gli diamo la Grass, ma come ho già detto prima con Alakazam, se lo andiamo a Dynamaxare dobbiamo stare attenti alla Dynamax Grass, perché in quel caso andremo a cambiare il nostro terreno. Poi, e questa è più o meno la core. Ah sì, poi le spread, cioè le herbs.
Allora, se il nostro team è da Trico, possiamo anche fare 2-5-2, 2-5-2 e quieto. Sì. Se invece... Un attimo. Così. Se abbiamo un team da Trico. Se invece non abbiamo un team da Trico, quindi più o meno così, possiamo tenerlo così e magari modesto. Oppure preferirei timido. Ah, grazie Flex. Grazie, grazie. Sì, tranquillo. Ah, grazie. Di niente, di niente. Mi fa piacere che comunque tu stia imparando qualcosa. Stavo dicendo che se invece non il nostro team non è da Trico, ma è un classico team, magari anche da Tailwind, lo farei timid o modesto, 2-5-2 in special attack e 2-5-2 in speed. Poi modesto o timido dipende un po' dal vostro team. Se è un team da Tailwind, anche modesto, non vedo perché no, cioè ci può stare bene. Altrimenti... Timid, che fa bene, perché comunque 95 di speed non è poco. E invece per quanto riguarda in DDF, dipende un po' da chi volete reggere, ma sicuramente 252 HP, e poi gli darei un po' di evs, non tanto in speed, perché di speed in realtà non se ne fa molto, anzi a volte tenderei di più a calarla. Adesso vi spiego il perché. Tenderei a calarla perché se il nostro avversario lidda di Rillaboom, che anche lui 85 di speed, se il nostro Indeedee è più lento del Rillaboom avversario, il campo che partirà per ultimo e che quindi rimarrà sarà il nostro. Se invece il Rillaboom avversario sarà più lento rispetto al nostro Indeedee, allora il campo che rimarrà sarà quello di tipo erba, cioè quello erboso. Quindi diciamo che io lo preferirei magari un po' più lento in DDF, visto che è un po' più da supporter e quindi anche per tenere solida questa core lo farei anche più lento, tanto non ci perde molto. Se no, altrimenti, se volete... No, niente. Così. Se no, se proprio non ve ne frega molto della speed, potete anche lasciarla così com'è. E quindi andrei magari a potenziare un po' la difesa, se volete, reggere un po' di più gli attacchi fisici. Oppure, se non ve ne frega niente della difesa, potete potenziare di più la special defense, in modo da reggere di più gli attacchi speciali, soprattutto magari contro dei rain team, quindi contro Kindra e robe varie, compagnia bella, e magari anche un po' in special attack se volete, oppure semplicemente se proprio volete sgravare potete anche fare 252 HP, 252 special defense con la natura così. Proprio per reggere qualsiasi cosa speciale che vi arrivi. Tanto avete anche il boost in special defense grazie allo strumento Psychic Seed. Sta a voi poi scegliere come volete giocare, come volete distribuire bene gli Evs. E questa era una core. Poi, un attimo che controllo che sono le 16. Passerei velocemente ai due nuovi Pokémon introdotti e a una nuova core che sta nuova fra virgolette, ma comunque rispetto al meta attuale è nuova, cioè meta vecchio è nuova, ossia il classico Rain Team con Kindra e Politoed. È una core molto solida.
li metto shiny perché li preferisco shiny. E, beh, non c'è molto da dire, semplicemente che Kingda con Nuoto Velox va a sfruttare benissimo la lane settata da Politoed. Kingda che possiamo giocare, lo vedo molto life orb. C'è anche chi lo gioca con... come si chiama? Mistiu... no? Aspetta. No. Magari la trovo qua. Eccola, Mystic Water, che è uno strumento che potenzia di 1,2 le mosse acqua. È uno strumento che non sempre si vede, ma che comunque può essere utile in certi casi. Soprattutto su Pokémon come Kingda che vanno a sparare dei geyser che sotto rain e grazie al boost di questo strumento, cioè, fanno veramente male. E, perché si dà questo strumento qua? Si dà soprattutto ai Pokémon che magari, cioè, si dà soprattutto nel caso non vogliamo subirci troppo il recoil della Life Orb o se nel team abbiamo già dato una life orb a qualcuno, e possiamo dare un Misty Water in caso di... in modo di potenziare sempre i nostri danni, ma senza dover, diciamo, togliere al Pokémon che l'abbiamo già data e a darla a Kinda. Io comunque lo preferisco life orb, perché comunque fa più male. E poi potenzia non solo le mosse acqua, ma tutte le mosse che andremo a utilizzare. L'abilità che andremo a dare è sicuramente Nuoto Velox, perché Dump è abbastanza inutile per ora, poi boh, magari dopo. Però se andremo a utilizzare Kinda, sicuramente andremo ad utilizzare con Nuoto Velox, soprattutto per la core che andremo ad analizzare. E le mosse che useremo sono principalmente Hydro Pump, anche perché impara anche Scald, se non sbaglio, sì, impara Scald. Quindi, allora, se vogliamo, diciamo, giocare più sul lato offensivo, gli darei sicuramente Hydro Pump, che è una mossa che preferisco anch'io. Oppure, se volete indentare anche quel 30% di burn, potete anche dargli tranquillamente Scald, anche se... vabbè, scegliete voi. Io preferisco Hydro Pump perché fa più male, onestamente. Come seconda mossa gli darei sicuramente Hurricane, che è una nuova mossa che impara Kinda, che prima non imparava e che adesso impara e che è stra utile secondo me. Non solo perché da Dynamax diventa Max Extreme e quindi ci boostiamo di la speed. E quindi, quindi diventiamo anche molto veloci fuori dalla lane, ma soprattutto perché fa anche molto male contro dei Pokémon erba che prima potevano dare fastidio a non solo a Kinda, ma magari anche a Politoed. Quindi ad esempio contro Rillaboom può fare veramente comodo e può fare veramente male Airstream. Anzi, togliamo anche il Po, cioè fa veramente male a Rillaboom. Quindi Arik gliela dai sicuramente. Come terza mossa gli darei o Dark Meteor, se preferite una mossa molto potente che fa anche male anche non da Dynamax. Oppure se non vi piace il drop di statistica possiamo dargli anche Dragon Pulse che ha comunque 85 di potenza. E che comunque fa male a certi draghi e in generale fa male. E soprattutto da Dynamax. Io onestamente preferisco anche qua Draco Meteor per il semplice fatto che la mossa Dragon non è una mossa che andremo a utilizzare moltissimo. Anzi, è una mossa che invece se l'andremo a utilizzare è una mossa che andremo a utilizzare soprattutto da Dynamax. Quindi del drop
non ci va troppo a dà troppo fastidio, ma se dobbiamo utilizzare fuori da Dynamax, preferisco dopparmi di due lo special attack, ma almeno di beccarmi un KO sicuro, comunque di infliggere tanti danni al Pokémon che la farò. Poi soprattutto anche perché ho la Life Orb, i danni si fanno sentire. Come quarta mossa io banalmente gli darei una Protect. Gli dai banalmente una Protect, anche perché non siamo Specs e la Specs non ci serve neanche, visto che è un Pokémon che è la maggior parte delle volte andremo anche a Dynamaxare. Ma se non vogliamo dargli la Protect, possiamo dargli o Flash Cannon, adesso vedo che impara, che può essere comoda anche per boostarci la difesa, ma più che a Kindra, magari per un compagno. Anche se comunque cioè, non è messo male di stats, quindi anche un boost in difesa male non gli fa, ma più che altro può essere comoda per il nostro compagno. Oppure un'altra mossa che possiamo dargli, beh, potremmo anche dargli Ice Beam nel caso, se magari per certi Pokémon, ma siccome ma adesso cioè, Ice Beam non ce la vedo molto bene, anche perché diciamo che una volta si dava Ice Beam per Kindra proprio per cercare di dar noia ai Pokémon Erba, che ci davano fastidio. Ma siccome adesso impara Hurricane, che è la nostra risposta agli Erba, Ice Beam secondo me è molto molto inutile da dargli. Oppure Blizzard, ma preferisco Ice Beam anche perché non missa. E un'altra cosa di perché non gli darei Ice Beam, comunque una mossa ghiaccio, è perché da Dynamax, se andiamo a utilizzare una mossa ghiaccio, cambierà anche il clima, e quindi ci toglieremmo la Rain. E se no, quindi come quarta mossa gli darei appunto o Flash Cannon o Protezione, che secondo me è quella più carina da dargli. Scald nel caso vogliamo avere sia Hydro Pump che Scald, ma non saprei. Avere due mosse acqua, che se acqua non lo so, non mi convince molto. E altrimenti Ice Wind anche, ma Ice Wind gliela darei più a Politoed e basta. Queste sono le mosse, secondo me, tali che potremmo dargli. Impara anche una nuova mossa prodotta con questione di LTC, che è Sleep Turn, che è come U-Turn o Volt Switch, quindi come Invertivolt oppure come Retromarcia, che a differenza di Invertivolt, che è come di pari passo a Invertivolt e Retromarcia, permette al nostro Kindra di tornare da noi, tornare dall'allenatore e mandare in campo un altro. L'unica differenza che rispetto a Retromarcia e Invertivolt, questa è una mossa da 60 di potenza e fisica, quindi proprio come gli darei a Kindra. Diciamo che ora come ora non gli darei, ma potrebbe essere magari carina in futuro. Adesso bisogna vedere come sarà il meta. Se il meta sarà molto incentrato proprio Weather War, cambio di meteo, potrebbe anche essere carino, magari per togliere Politoed, poi fare Flip Turn con Kindra e rientrare con Politoed un'altra volta. Però ora come ora non gliela darei e preferirei di più una protezione. E invece a livello di statistiche,
se, quale mossa, quale se gli darei banalmente 252 e 252 in special attack e in speed, e poi gli possiamo dare, possiamo farlo o timido, e se magari ci incontriamo contro un altro Kindra, almeno siamo sicuri che salvo un altro Kindra timid, siamo più veloci. Oppure se non ce ne frega tanto dei mirror match, possiamo, e vogliamo sfruttare di più il potenziale offensivo, lo facciamo tranquillamente Modest. Io onestamente lo preferisco timido perché ho paura dei mirror match e quindi ho paura di incontrarmi con un altro Rain Team. Però cioè, se volete farlo comunque Modesto, cioè, non è sbagliato. Non è sbagliato farlo così. Questo era Kindra. Politoed. Si chiama Politoed, che è il suo compagno prediletto. Sicuramente come abilità gli andremo a dare Drizzt, che quindi in questo modo andrà a settare la rena. Come mosse gli darei Icy Wind, Scald. Oppure, se vogliamo, possiamo anche dargli Muddy Water. Se siamo proprio degli speculati. Penso la conoscete tutti, però ve la spiego brevemente. È una mossa da 90 di potenza, quindi come Surf. Ma a differenza di Surf, ha 85% di precisione, ma ha l'effetto che ha il 30% di possibilità di calare di uno stage la precisione avversaria. Inoltre, a differenza di Surf, non colpisce tutti i Pokémon in campo, quindi anche il nostro alleato, ma colpisce solo i Pokémon avversari. Quindi, se volete, possiamo dargli quota, ma è una mossa che non solo 85 mossa che quindi molto spesso. Io invece gli darei di più Scald. Il 30% di burn mi ispira di più. Icy Wind, vabbè, non ne ho parlato, ma è una mossa forte, soprattutto da Rapport e a Rain Team, perché ok, cioè, cala di 1 la speed, quindi ok, ma il fatto di calare la speed è molto utile per un Rain Team, soprattutto perché contro dei Pokémon che settano la Tailwind, quindi ad esempio contro un Whimsicott, può essere veramente comoda. Perché magari il nostro avversario pensa di counterare il nostro Rain Team con una Tailwind, ma se noi cominciamo a spammargli Icy Wind, si ritroverà con dei Pokémon veramente lenti che anche sotto Tailwind non saranno mai così, mai più veloci di Kindra sotto Rain. Quindi Icy Wind sicuramente è una mossa che gli darei. Poi un'altra mossa che gli darei è Helping Hand, una mossa che mi piace veramente tanto, soprattutto a Politoed. In questo modo non solo andiamo a boostare gli attacchi di Kindra, ma possiamo anche sfruttarlo anche ad altri alleati che abbiamo nel team. Quindi magari se nel team abbiamo un Rillaboom, io ho un team con Rain e Rillaboom, e Rillaboom, cioè, tira veramente delle batoste grazie all'Helping Hand di Politoed. Poi questo è solo un esempio. Quindi Helping Hand è una mossa che piace molto e vi consiglio di darla a Politoed. E anche perché è un Politoed molto da supporto e non è un Politoed offensivo. Cioè, Politoed offensivo non ve lo consiglio molto, ma se volete potete anche provarlo. Io non ne ho mai visto uno per adesso.
magari in futuro vedremo Politoed Specs o robe di questo tipo, ma ne dubito sinceramente. Comunque, Icewind Scald, Helping Hand. E poi, come quarta mossa, possiamo dargli Impavise, che è una mossa da tenere d'occhio, soprattutto perché è in un meta dove ci sono dei Dynamax, quindi con tutti questi boost, Haze potrebbe essere carina. Il problema è che se noi andiamo a dare Haze, dopo stona un po' con Icewind, perché Haze non resetta solo le statistiche degli avversari, ma resetta anche le statistiche nostre, ed inoltre resetta non solo i boost ma anche i drop, quindi bisogna stare attenti a utilizzare Ace. Quindi Ace io ve la faccio notare, ma ora come ora non gliela darei. Io gli darei sempre Protect oppure Perish Song. Perish Song, che è una mossa che secondo me, penso che conoscete tutti, è una mossa che quando la si usa, tutti i Pokémon che sono in quel momento sul campo ricevono un countdown di 3 turni, e quando scadono quei 3 turni, tutti i Pokémon che sono rimasti in quel campo muoiono. Però l'unica pecca di Perish Song è che se il nostro avversario andrà a switchare, il countdown per quel Pokémon lì svanirà. Quindi perché gli darei Perish Song? Gli darei Perish Song più che altro perché, perché quando si è verso la fine del match, quindi quando magari rimaniamo con noi con 3 Pokémon e magari il nostro avversario con solo 2 Pokémon, se noi andiamo a Perish Song, se noi usiamo Perish Song, siamo sicuri che quei 2 Pokémon lì, dopo 3 turni, moriranno sicuramente. Anche perché il nostro avversario, non potendo switchare con un altro Pokémon, sarà costretto a doverci buttare tutti e 3 i nostri Pokémon in 3 turni, prima che i suoi 2 Pokémon muoiano. Quindi sicuramente Perish Song è un'ottima mossa da usare verso la fine del game, oppure se invece vogliamo utilizzare un team, un Perish Trap Team, quindi magari con un Gothitelle che ha Shadow Tag, o magari con un Mega Gengar, con un Gigantamax Gengar, Perish Song potrebbe essere carina da dargli e da utilizzare anche verso l'inizio del game. Però comunque anche senza Gothitelle e anche senza Gigantamax Gengar, Perishon può essere una mossa carina da dargli. Questa mossa si vedeva anche già con Giga Lapras, o comunque con Lapras. E io l'ho provata e mi ci sono trovato veramente bene. E come mossa da come strumento da dargli, gli possiamo dare o la Citrus, una banalissima Citrus, ci permette di recuperare vita dopo sotto al 50% della nostra vita, e in questo modo riusciamo a reggere, in questo modo riusciamo a stare più a lungo sul campo, oppure possiamo dargli una safety goggles, in modo che nel caso ci trovassimo contro degli Amoongus o comunque degli Sleepwalker, il nostro Politoed non viene addormentato. Oppure anche un Leftovers, magari non è sbagliato darglielo, soprattutto se andiamo a giocare un Rillaboom. Quindi ci recupereremo la vita di 2 ottavi. No, cosa sto dicendo? Ci recupereremo la vita di. È come se avessimo 2 leftovers in pratica.
E quindi sicuramente Leftovers, anche quella sarebbe carina utilizzare in coppia con Rillaboom. Oppure un altro strumento che possiamo dargli. Vediamo, Dimeprock, che sarebbe la roccia che ci permette di allungare i turni di Rain da 5 turni. No, da 5 turni se non sbaglio. Un attimo che l'ho persa. Da 5 turni li allunga a 8 turni, quindi è tantissimo. È uno strumento che anche questo potremmo dargli. Soprattutto se il nostro avversario non ha dei Pokémon come Torkoal o Tyranitar. In questo modo il nostro Kingdra può menare per più turni e ci permette anche di non stare attenti a perdere Politoed. E quindi sì, anche quello è uno strumento da vedere. Poi magari se nel metagame che verrà ci saranno molti Torkoal e molti Tyranitar, cioè Tyranitar non penso, ci saranno molti cambi di weather, sicuramente questo strumento non verrà giocato. E in generale possiamo dargli diversi strumenti a Politoed, non ce n'è uno strumento fisso. Io preferisco la Citrus Berry, quindi dipende da voi. A livello di stats, lo giocherei sicuramente max HP. Non andrei a sputtare molto lo Special Attack, visto che è un Pokémon abbastanza da supporto, più che da infliggere danni. Però se volete potete giocarlo anche in modo, ma senza investimenti più alto. E sempre a seconda di com'è il vostro team, potete o giocarlo senza investimenti in speed, oppure con la natura sfavorevole, ma visto che siccome abbiamo un Kindra che non sta mai su un team con Treecko, però magari ci sta, poi adesso magari mi sbaglio, però non dubito che venga giocato sotto Treecko, soprattutto se andiamo a giocare un Kindra con nuoto Velox. Quindi o lo giochiamo senza speed, oppure gli diamo qualche speed per sfidare qualche Pokémon che ci dà noia. Tipo Incineroar, cioè ci dà noia Incineroar. Magari l'unico modo che ci dà noia a Incineroar è per il. E basta. Però di per sé Politoed ha sfida tranquillamente Incineroar senza investimenti. Quindi. Non lo so, non gli darei onestamente. Però non è sbagliato comunque dargli gli investimenti. Adesso non gli dico di farlo due subito, è sbagliato. Anche perché in questo modo siamo degli Icewind inaspettati e calare la speed prima di loro. Possono attaccare. Più che altro andrei a. Però che sta venendo, andrei a boostare sicuramente un po' la difesa e un po' la special defense di Politoed. Non tanto la special defense perché comunque ce l'ha abbastanza alta, ma se la vogliamo comunque aumentare ulteriormente, giusto per reggere di più le mosse speciali, soprattutto se siamo contro un Psy Spam, farlo così, una tua calma. A me non piace molto così proprio perché qua andremo a perdere un po' troppo nella statistica difensiva, ma poi scegliete voi. Io direi di tenerlo un po' bilanciato, quindi un po' così.
Però poi scegliete voi, dipende poi chi, cosa vi dà fastidio al vostro team. Questa era un'altra core. Passiamo all'ultima core che vorrei analizzare oggi. Ossia il Bitap Team o la Terracot, che è una strategia vecchissima che è tornata grazie a questo DLC. È una strategia che non mi fa impazzire, onestamente, ma sta veramente spopolando un sacco di nuovo. Aggiungere. E semplicemente nel fare beat up con Whimsicott, una super rapion che ha Justified. In pratica, per chi non sapesse, Justified è un'abilità che ti fa boostare l'attacco fisico di uno stage ogni volta che da una mossa di tipo buio, quindi Bitap, che è una mossa che fa che colpisce in base al numero dei nostri Pokémon che abbiamo in squadra, non tutti e i 6, ma considera solo i 4 che portiamo nel match. Grazie a Bitap, che colpisce 4 volte, ci boosterà l'attacco di Terrakion 4 volte. E quindi boosterà l'attacco di Terrakion a più, ma porterà l'attacco di Terrakion a più 4. Questa è una strategia vecchissima, perché se sbaglio c'è dal 2013, 2015 anche prima, ed è una strategia, no, 2013, è sempre, diciamo che ormai è vista e rivista, è una core non tanto solida, anche se adesso, grazie all'utilizzo della Dynamax alla meccanica che quando noi settiamo Tailwind, la nostra speed si raddoppia nello stesso turno, grazie a questa meccanica qui sta prendendo sempre più posto nel metagame. Quindi inutile dire che il nostro Whimsicott avrà Tailwind come terza e quarta mossa, dipende giustamente, perché o possiamo dargli protezione, fare dei fake out. Oppure, se non ci piace la Protect su Whimsicott, possiamo tranquillamente dargli Moonblast o Energy Ball come mossa offensiva per gestire meglio alcuni Pokémon che magari non riusciamo a buttare giù perché hanno una Sash. Ho detto Moonblast perché è una stab fairy che fa sempre comodo. Oppure possiamo anche dargli Tazigame, adesso che ci penso, che può anche essere più carina. Energy Ball perché mi è venuto in mente subito Gastrodon, che è un Pokémon che adesso come ora non si vede moltissimo, almeno io non l'ho visto molto su Shodan, poi magari mi sbaglio, però è un Pokémon che potrebbe dar noia soprattutto per la combinazione di tipo che è come si chiama? Acqua e Terra. Che secondo me è un Pokémon che in realtà potrebbe apparire, soprattutto perché con tutti questi Rain Team e in generale Gastrodon è un Pokémon abbastanza solido, quindi non, cioè, se si vede non è così sorprendente, diciamo. Quindi se magari ci incontriamo contro un Gastrodon, Energy Ball può essere carina. In generale contro alcuni Water può far bene Energy Ball. Però certo dipende da voi. Se invece non vi interessa neanche una mossa offensiva e volete farlo full supporto a Whimsicott, possiamo dargli un taunt contro i Trick Room o contro altri Whimsicott. E possiamo dargli
come quarta mossa, o io adesso non mi viene in mente cosa impara. Basta, penso. Vabbè, impara Fake Tears nel caso non lo sapevate, ma diciamo che contro con la Core Terra mi sembra un po' inutile. Vediamo. Così mi do una rinfrescata anch'io. Impara Sunny Day, che potrebbe essere carina magari contro i Rain Team. Così non dobbiamo switchare con magari un Torkoal, ci basta semplicemente fare Sunny Day e stare sicuri di mettere la Sun, però in questo caso se andiamo a dare Sunny Day andrei a giocarmi dei Pokémon che vadano a sfruttare bene, meglio questo sole. E vediamo. E poi no dai, ah giusto, impara anche Helping Hand, questo non lo sapevo. Impara anche Helping Hand e che potrebbe essere anche carina anche questa da dare, giusto per aumentare di più il potenziale offensivo di Terrakion, che dopo un beat up male. E quindi nel caso non siamo contenti del boost di beat up, possiamo anche fare Helping Hand volendo. Io comunque dipende molto dal team, però sicuramente Protect gliela darei. Fake Out su Whimsicott a me non piacciono molto. E soprattutto perché se do giù, diciamo che la core. Ma non del tutto, perché poi adesso andiamo ad analizzare Terrakion, che secondo me in questo nel futuro metagame che arriverà sarà forte anche senza abilità. Quindi sicuramente Protect gliela dai. E poi anche Taunt non è male da tenergliela. Quindi magari così non è male. Poi sta a voi scegliere che mosse darmi. Fa anche Memento, che può essere carina in certi casi, soprattutto in late game. Per chi non la conoscesse, Memento è una mossa che ti manda KO, ma abbassa di 2 stage l'attacco e l'attacco speciale del bersaglio. E diciamo che nel caso il nostro Whimsicott abbia settato la Tiwi, fatto beat up e rimaniamo con un Whimsicott diciamo inutile, quindi senza nessuno scopo, possiamo fare Memento e levarcelo dalle scatole. È una mossa che non mi piace molto, però se svuotare un attimo lo slot, potete anche dargliela. A livello di strumento, invece, possiamo dare o la Sash, banale Sash, o la Sash, oppure o la Mentalair, non so parlare, nel caso ci arrivi un Taunt da un party di un altro Whimsicott, oppure di adesso. Sto avendo un vuoto di memoria. Cos'altro? Oppure sì, ecco. Però sì, no, 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 sì. Se invece non vogliamo. Se invece vogliamo tenerci Whimsicott per dopo. O comunque non vogliamo avere un free switch, possiamo dargli anche l'Eject Button. Eject Button, che non so se ne ho già parlato, ma penso di sì. È uno strumento che qualora si venga colpiti da una mossa avversaria senza venire KO, ci fa switchare il nostro Whimsicott e manderà in campo un nostro Pokémon che sceglieremo ovviamente noi, quindi non sarà randomico. È uno strumento che glielo do spesso a Whimsicott. E anche se non devo dire non è così famoso, però comunque io glielo darei perché comunque è abbastanza carino. Poi se volete, se preferite magari una Sash, potete anche dargli la Sash. L'unico problema della Sash è che se ci arriva un fake out
la nostra slash verrà, dico solo questo. Se, se, quindi se arriva dopo un altro attacco la perdiamo subito. E quindi boh, io adesso gli do la edge, giusto per farvi capire. E a livello di statistiche, allora sicuramente 252 timido, questo poco ma sicuro, perché fisico non andremo a giocare mai, massimo speciale con Moonblast o Dazzling o Energy Ball. E poi 252 HP e basta, così, tranquillamente. Poi se magari non riuscite a reggere bene alcune mosse, potete abbassare un po' gli HP e aumentare un po' nella special defense o nella difesa, però dovrete sicuramente la speed al massimo, questo poco ma sicuro. Adesso passiamo velocemente a Terrakion. E con Justified ovviamente, visto che è l'unica abilità che ha. E che mosse andremo ad adottare a Terrakion? Sicuramente Oxlide. Dico sicuramente perché essendo un Pokémon molto veloce, infatti 108 in speed, e Rockslide può essere veramente carina per tentare quei flinch che possono rivoltare completamente la partita. E poi è un'ottima stab rock in generale. Come seconda mossa gli darei tranquillamente un cross combat, oppure adesso non si vedono molti Lapras, però se Lapras tornerà veramente in voga, anche un Brickwreck magari potrebbe essere carina, ma io gli darei principalmente Cross Combat, anche perché dopo un più 4 diventa veramente veramente forte. E come fare o un Earthquake, ma come se vogliamo tirare giù ogni cosa e anche i nostri compagni, ma più che altro gli darei un Ironhead, perché così riusciamo a boostarci meglio la difesa, non solo noi ma anche i nostri compagni. E poi in generale con Teferi può fare veramente bene. E anche qua c'è il discorso Poison Jab, che diceva Simone, ma come ho già detto è molto situazionale dargli Poison Jab, visto che non ricaveremo nulla di buono. Impara Megahorn, ma non gliela darei per il semplice fatto che, oddio, no, non gli darei Megahorn perché cioè sta pensando più che altro alla funzione di Dynamax, perché allora se non lo andiamo a utilizzare come Dynamax di per sé è una mossa troppo rischiosa, 85% di possibilità e ok la potenza è 120, però appunto e siamo a più 4 di attacco, molto meglio Oxlide o qualsiasi altra mossa, e anche perché è super efficace all'erba, super efficace allo psico, psico ed erba sono tipi che possiamo tranquillamente buttare giù con lo scombat o un po' Oxlide. Per questo non gliela darei. Poi da Dynamax, ok, che cala la special attack di 1, ma preferisco una Rockslide, preferisco una Dynamax roccia, diciamo a boostarci di 1 lo special defense, visto che essendo un Pokémon roccia Terrakion, se è sotto Sand riceve il boost di special defense di 1. Sì, poi c'è anche Sacred Sword, che è la sua mossa peculiare, no, cioè dire, peculiare neanche tanto, però una mossa che imparano in pochi e non gliela darei, non gliela darei onestamente.
cioè, meno che non ci incontriamo contro i Mazdel, ma no, non li avrei. Preferisco ancora Close Combat per il lato offensivo. Super Power, mossa inutile, ha la stessa potenza base di Close Combat e ci fa calare semplicemente l'attacco. No. Sword Dance inutile per questa core, intendo. Xyzal, Znebat, vediamo. Anche Quick Guard potrebbe essere carino utilizzare, così ci andremo a proteggere da eventuali fake out. Ma se andiamo a dargli Quick Guard a Terrakion, gli toglierei la Protect a Wingspot. E vediamo. È rimasto qua. Smackdown, Smack Strike, Stomping. Se non vogliamo giocare Earthquake, possiamo dargli anche Stomp intanto, che anche quella è carina. E basta. Oddio, basta. Mi sta venendo in mente anche magari un Giga Impact, oppure un'altra mossa normale un po' più carina. Facciata. Potremmo dargli o Giga Impact o facciata, anche se preferisco magari non facciata. O anche un Quick Attack, volendo. Vabbè, perché gliela darei? Allora, innanzitutto gli dai una mossa normale nel caso, giusto per calare la speed da Dynamax. Potrebbe essere carina. Chi lo sa. Adesso il meta è molto instabile, quindi non saprei onestamente. Però, chi lo sa, magari in futuro potrebbe essere veramente una mossa importante, una mossa normale da Dynamax. A livello di statistiche, molto banalmente 252 in speed, natura allegra, quindi jolly in inglese, e 252 in attacco. Basta. E giusto, e Terrakion, andiamo a dargli una quarta mossa. Oppure, se vogliamo renderlo un po' più ulti, possiamo dargli la Assault Vest e togliergli, dargli un'altra mossa. Però se vogliamo aumentare di più il lato offensivo, tutta la vita. E questa è Altercot. E basta. Io direi che per oggi possiamo, cioè, mi fermerei qua, anche perché sono soffermato su molte core. E andrei a provare dei team che mi sono preparato qua. Allora, questo è un team con beat up di Sejong Park, che si trova tranquillamente sul sito Victory Road, ed è un banalissimo team con beat up, come vedete qua, quindi Terrakion, Life Orb, Rock Slide, Close Combat, Iron Head, Protect 252, attacco, speed, allegra. Qua con Focus Sash, con Prankster, Beat Up, Moonblast, Tailwind e Protect. E vedo anche che il Winscott che sta giocando, che ha creato Sejong Park, è Max Special Attack, quindi vuole sfruttare di più il Moonblast, il danno di Moonblast. Amumu, Chandelure, Dragapult e Cobalion. Perché Cobalion? Allora, Cobalion è un altro Pokémon che si sta analizzando, comunque si sta vedendo. Non tanto perché Sejong Park è un po', diciamo, usa dei Pokémon a volte fuori dal comune, ma perché in realtà Cobalion è un Pokémon che di fatto potrebbe far bene. Typing, un pack da Dynamax, Sting difesa, inoltre fa anche Bounce, questo non lo sapevo. Quindi vabbè, ha Bounce, quindi per la Max Airstream, ha Stone Edge, Combat per spostarsi l'attacco, Ion Head,
Vabbè, in generale è un Pokémon che ha, vabbè, ha la stessa speed di Terrakion. Sarà meno offensivo dal punto di vista dell'attacco, ma non è un problema perché anche lui è Justified, quindi con un beat up può tranquillamente anche lui tirare delle batoste. E poi anche il livello di typing non è male, e ha una buona difesa e dei buoni HP. Terrakion invece ha gli stessi HP di Cobalion, ma molta meno difesa. Però ha più special defense. Sì, ha più special defense, che però viene compensata da una Salve Rescue che vediamo qui. Quindi, dal punto di vista sia di bulkiness che dal punto di vista anche di offensivo, non è messo male questo Cobalion, anzi, è molto buono. Poi qua va dato, non ha famaxato magari la speed, sicuramente per un buon motivo, perché con questa speed sicuramente outspeederà tutti i Pokémon che potrebbero speedare normalmente anche da max speed, penso. Fractal 52, bene. Fractal qua, vediamo, Wild Lance, ok, 252 HP, Dragapult Supporter, con Beat Up, Thunderwave, Will-O-Wisp e Dacometeor, ok, quindi speciale. Ormai lo attuerei anche Eps in attacco. Dracomitio, Will-O-Wisp, Thunderwave. Ok, Thunderwave. Thunderwave potrebbe essere carino. Will-O-Wisp anche. Soprattutto Wild Lance. Diciamo ridurre i miss. Bene. Terrakion classico, ben detto. Chandelure, Scarf con Heat Wave, Overheat, Shadow Ball, Energy Ball. Qua mi sa di averlo copiato abbastanza male dal PokéPaste, ma penso sia così. Soprattutto sai che se c'è la natura in questo. E analizziamo Amoongus. Allora, Amoongus non è un Pokémon che ho parlato, ne volevo parlare nella prossima live, ma visto che siamo qua. Amoongus è un Pokémon che è sempre stato buono in VGC. Devo dire che anche se è sempre stato buono nei VGC che c'era, questo VGC secondo me non sarà così per via delle maschere stream che girano. Sì, delle Max Hastings che girano in generale, comunque è un Pokémon che insomma così. Anche perché Rillaboom ignora completamente l'effetto di Rage Powder. Rage Powder, come sappiamo, è una mossa come Follow Me, ma se le mosse sono utilizzate da Pokémon tipo erba, vengono completamente ignorate. Cioè, quindi se ne fregano di Rage Powder e colpiscono lo stesso l'altro compagno. Quindi è una mossa, diciamo, un po' più debole rispetto a Follow Me, ma che comunque resta comunque valida. Si gioca a Amoongus anche per Spore, quindi per addormentare l'avversario. E soprattutto perché sotto Trick Room può fare veramente bene, visto che è un Pokémon veramente lento, solo 30 base di speed. E poi lo vediamo con 248 HP, 8 in special attack e 252 natura sessi, ok. Regenerator, sì. Quindi Regenerator è un'abilità che ci cura di un terzo gli HP ogni volta che lo andiamo a switchare. E qua vediamo Crobat, appunto. L'unico modo, secondo me, per giocare a Amoongus in questo metagame, secondo me, è con la Crobat, per reggere al meglio i Max Airstream. E vediamo anche un Poison Puff, che è una mossa che cura del 50% il nostro compagno.
E invece su un avversario un pigello che vedete lì. Vediamo Protect. Allora, mi sembra tutto a posto, direi di andarlo a provare. No. Vita. No, cosa ho scritto? Direi di andarlo a provare e poi magari di salvarci. Bene. No, no, vabbè, sbagliato, vabbè. Ok. Vediamo chi troviamo. Ok, questo è un team, mi sembra abbastanza classico. Cioè, della Sirius 4 più che altro. Ma potrebbe darci noia lo stesso. Il fatto che sia di Sirius 4 non significa che sia più debole o più scarso, anzi. Allora, siccome questo è un team nuovo che non ho ancora provato, non saprei bene come lidare. Ma. Direi che così non mi allora, ma protesi. Non saprei. Allora, io vorrei dargli Dragapult e Cobalion, anche perché così non ci fa fake out. Sono veramente tentato. Chandelure è più veloce, no? Sì, è più veloce di Dragapult. Amoongus fa bene. Non saprei, no, non fa molto bene. Oddio. Così così, eh. Non porto Terrakion. Porto Chandelure e Amoongus. Così, dai. Ah, giusto, giusto. Problema dei beat-up team. Il problema dei beat-up team è che con un follow me i beat-up che andremo a fare sul nostro Cobalion non vanno su Cobalion ma vanno su Torvikis. Quindi questo è sicuramente il modo più semplice per campionare questi team. Ma in ogni caso lui non si trova in una posizione così. Così meravigliosa, perché noi potremmo andare di Max T-Spike e Thunderwave su Gyarados. Proviamo. Lui ovviamente Dynamax. Lui fa protezione. Allora noi andiamo tranquillamente di Max Steel su Togekiss e Thunderwave su Gyarados. Mi fa Max Earthseed. Va bene. Io direi di fare Max Seaspike. O anzi, Max Rockfall e Beat Up. Visto che. Esatto. L'ho fatto perché magari lui. Visto che non ho fatto beat up al primo turno, pensava che non ce l'avessi. Comunque pensava che non l'avrei fatto, invece adesso. Come? Butto giù Cobalion. Gyarados, volevo dire. Bene. Lui riprova. Forfetta, va bene. Onesto. Effettivamente adesso un Cobalion a più 2,5 faceva male a chiunque. E devo dire che. Vabbè, niente. Senza easy questa vittoria. Vediamo che ore sono. Mi farei un'ultima. Giusto per far vedere meglio come gira questo team. Visto che questa è durata semplicemente 2 turni. Ok, questa è invece da Sirius 5. Penso, sì.
Avrà sicuramente i classici glide, quello il Rillaboom. Sindarace. Ah, Gigalapras, vediamo. Vediamo come si comporta in questa Series 5. Allora. Sicuramente le Pantera di Togekiss. Io non so se gli dare di Terrakion. Gigalapras e a Rillaboom. Che di Cobalion in realtà, ma che Cinderace mi dà Amoongus potrebbe fare qualcosa? No, non credo. No, no, Amoongus non lo porterei. Shanklin lo porto, potrebbe fare qualcosa? Cosa potrebbe in realtà? Perché sì, potrebbe fare qualcosa. Ma il lead. No, non ce lo vedo. Vediamo. No, partirei di Cobalion, sicuramente. E Terrakion dietro. Whimsicott o Dragapult? Se io parto di Dragapult, Whimsicott può fare Tailwind, però. Partiamo dal presupposto che lui lead di Togekiss. Se lidda di Togekiss, non penso mai che metta Whimsicott in lead, ma Togekiss. E in tal caso, vediamo cosa ha. Pita e Winmoonblast. Faccio così, così e così. Esatto, va bene. In questo modo posso fare Tailwind tranquillamente e Max Steel Spike. Visto che i Whimsicott in lead non me lo aspetterei mai. Ok, lui mi abbassa l'attacco, va bene. Tanto io mi boosto la difesa e dovrei reggere tranquillamente un Max Flare. Vediamo. Percento. Io potrei fare Max Knuckle. Mettere Terrakion. Volendo. Fa. E adesso però ho fatto questa mossa perché tanto sapevo che mi avrebbe buttato giù Cobalion, quindi ho preferito gustarmi l'attacco di Terrakion, tanto adesso se arriva un Incineroar io provo il Bitap. Infatti, ok. Speriamo che non missi. No, ma questo miss è importante. Questo miss è importante. Max Knuckles, vabbè. L'avremmo buttato giù. L'avremmo vinta. Ma mai dire mai. Underway. Follow me, appunto. Noi dobbiamo sperare che Togekiss rimanga paralizzato. Ah, caspita. 104. 184, ok. Ah, ok, no, è più lento.
La sciolta di Dark Meteor? No, mai. Thunder Wave. Ok. Vabbè, è persissima, però. Ci proviamo lo stesso. Lui fa Sucker Punch, giustamente. Dazzling Single Tucker. Vabbè, ci butta giù. Ovviamente, ha perso. Peccato per quel miss. Neanche perché tanto. Peccato, peccato. Senza quel miss avrei vinto. Molto probabilmente, perché. Oddio. Oddio. Avremmo buttato giù sia Cinderace che Incineroar. E sarebbe rimasto con Torkoise e Rillaboom. E noi con Terrakion. Terrakion però ha Protect, no? Sì, penso di sì. Perché lui comunque c'ha Rillaboom e lui di Grassy Glide ci poteva tirare giù. Terrakion. Vediamo. Sì, avevo protezione. Quindi potevo proteggermi con Rillaboom. No, sarebbe stata un'altra partita comunque. Vabbè. GG. Io direi comunque che sono 17-3. Potrei chiudere anche qua. Comunque abbiamo analizzato quello che dobbiamo analizzare. Ci manca sicuramente tante roba ancora. Qua ho un Rain e un Psy Spam da provare insieme a voi. E per la prossima volta sicuramente. Compito per la prossima volta. Prossima volta che vi dirò. Prima del previsto, perché stiamo cercando di vedere con Noxmogon e Phil di magari spostare le mie live nella stessa settimana in cui ci sarà Noxmogon, però ancora tutto da vedere. Ovviamente non sarà lo stesso giorno, ma nella stessa settimana, che potrebbe essere, diciamo, più piacevole per voi, anche più facile da seguire, e insomma, vedremo. E stiamo organizzando anche una bella sorpresa che ve ne parleremo sul gruppo perché bisogna ancora un po' gestirla bene questa cosa. E come ultima cosa da dirvi prima di andarmene è il compito per la prossima volta, ossia di cercare di buildare un team. Dico cercare perché ovviamente ci si prova, non è un compito di voto. Cercare di provare a buildare un team con una delle core che vi ho detto, quindi o con Beat Up o con Rain o con Psyspan. Semplicissimo, poi è semplice da buildare, poi bisogna vedere come gira, quindi diciamo che il compito sarà questo e poi in live lo analizzeremo insieme e vedremo quali sono i punti deboli e i punti forti di questo. Come abbiamo fatto anche l'altra volta. E niente. Grazie per chi c'è stato in live. Grazie per chi ci sta seguendo anche fuori dalla live, quindi in differita. E niente. Grazie. E alla prossima.